In questo video ti parlerò di quali sono le più comuni cause di dolore ai piedi e ti darò 5 esercizi in modo da ridurre sin da subito questa condizione dolorosa. Ricordati di rivolgerti sempre al tuo medico per avere un corretto inquadramento ed una corretta diagnosi. Una doverosa precisazione. La lista delle informazioni che ti darò riguarda le più comuni patologie di tipo muscoloscheletrico, andando quindi ad escludere patologie sistemiche o di organi specifici che possono provocare dolore ai piedi. Esistono trattamenti specifici per ogni persona e per ogni quadro clinico, che possono essere attuati mediante diagnosi medica e mediante una valutazione fisioterapica più specifica. Le principali patologie che possono causare dolore ai piedi sono tendinopatie, in particolare a livello del tendine d'Achille, problematiche come artrosi, artriti. Altre cause di dolore al piede possono essere spina calcaneare, borsite, neuroma di Morton, fascite plantare e metatarsalgia. Anche le terapie fisiche fanno parte di un percorso terapeutico completo. In particolare, per il dolore ai piedi, noi fisioterapisti utilizziamo tecarterapia, laserterapia ad alta potenza, magnetoterapia, correnti antalgiche ed onde d'urto. Le onde d'urto, in particolare, vengono utilizzate in caso di spina calcaneare oppure in caso di tendinopatie. Ricorda inoltre che la scelta del mezzo fisico va fatta solo dopo un'attenta valutazione fisioterapica. Una tecarterapia, per esempio, può essere molto efficace per un disturbo specifico del piede, oppure può essere totalmente inefficace in un altro disturbo, che richiede magari l'utilizzo di un'altra tecnologia. Il consiglio quindi è quello di rivolgersi ad un fisioterapista per avere un piano di trattamento specifico. Un piano di trattamento normalmente è suddiviso in tre fasi. Prima fase: controllo del dolore e dell'infiammazione. In questa fase verranno utilizzati prevalentemente mezzi fisici e tecniche di terapia manuale, osteopatia e kinesiterapia. Seconda fase: recupero della mobilità e del movimento. In questa fase, oltre alle tecniche di terapia manuale, osteopatia, eccetera, verrà inserito l'esercizio terapeutico. Terza fase: aumento delle performance motorie. In questa fase, il fisioterapista andrà ad inserire esercizi a difficoltà crescente. Ma adesso ti farò vedere 5 esercizi che ti aiuteranno a ridurre sin da subito il dolore ai piedi e che ti permetteranno di ritrovare una maggiore possibilità di movimento. Primo esercizio per il dolore al piede. Andremo ad effettuare uno stretching dei muscoli flessori delle dita e della fascia plantare. La fascia plantare, oltre ad essere infiammata, presenterà anche una diminuzione dell'elasticità. Quindi quello che andremo a fare sarà aiutarci con le dita delle nostre mani posizionate sotto le dita dei piedi ed andare ad effettuare una graduale estensione. In questo modo è probabile che sentirai una specie di allungamento, di una tensione della parte inferiore del piede, è normale. Manterremo questa tensione per circa 30 secondi ed effettueremo 3 serie, quindi 3 serie da 30 secondi, cercando gradualmente di guadagnare estensione delle dita. Secondo esercizio per il dolore al piede. Prendi una pallina da tennis, posizionala sotto la fascia plantare, come vedi fare da me. Quindi l'esercizio che andrai a vedere sarà indicato soprattutto in caso di fascite plantare. Quello che andremo a fare sarà effettuare un automassaggio con la pallina in tutte le direzioni. Quindi puoi iniziare ad andare avanti e indietro in questo modo. Poi magari puoi fare dei cerchi, iniziando magari nella parte anteriore, cerchi orari e cerchi antiorari. Puoi spostare la pallina se magari è più fastidio su questa zona. Questo automassaggio è estremamente interessante perché potrai personalizzarlo andando ad insistere proprio nelle zone dove c'è più tensione. Nel mio caso, ad esempio, sento più tensione a livello dell'arco plantare. Quindi potrò insistere un po' di più su questa zona. Eseguiremo questo automassaggio per circa 3 minuti.
Terzo esercizio per il dolore al piede. Questo esercizio è indicato soprattutto in caso di dolore nella parte posteriore. Il dolore nella parte posteriore è un dolore che è presente spesso a livello del tendine d'Achille, del polpaccio o magari della borsa sirrosa. Quello che andremo a fare in caso di dolore nella parte posteriore del piede sinistro sarà portare il piede destro avanti, ginocchio flesso, il piede sinistro non ruota all'esterno ma è parallelo all'altro piede, ginocchio in massima estensione, da qui vai un po' in avanti col peso e sentirai tensione nella parte posteriore del piede e del polpaccio. Effettueremo 3 serie da 30 secondi, cercando man mano di guadagnare la flessione dorsale della caviglia sinistra. Un altro esercizio molto interessante che trova molte applicazioni, tra cui problematiche di fascite plantare, artrosi, artrite, neuroma di Morton, è quello di posizionare un asciugamano sul pavimento, togliere i calzini, quindi piede scalzo, e cercare di andare ad afferrare l'asciugamano con le dita dei piedi in questo modo. Eseguiremo questo esercizio per circa un minuto, poi ci riposeremo un po' e lo effettueremo per altre 2 volte. 3 serie da un minuto in cui cercheremo di afferrare l'asciugamano grazie alla flessione delle dita dei piedi. Quinto esercizio per il dolore al piede. Questo esercizio sarà indicato sia in caso di fascite plantare, sia in caso di artrosi, artrite, neuroma di Morton, oppure problemi della mobilità della caviglia. Procurati una fascia rigida, se non ce l'hai va benissimo anche una cinta, un asciugamano. Ginocchio disteso, fai passare la cinta sotto il piede, a questo punto vai ad effettuare una flessione dorsale attiva, andrai ad estendere poi le dita dei piedi a martello e a questo punto con la fascia andrai a cercare di guadagnare ulteriormente mobilità in questo modo. Eseguiremo 3 serie da 30 secondi l'una. Attenzione, se dopo aver visto questi video il tuo dolore non diminuisce, allora clicca in basso e trova il centro di fisioterapia specializzato più vicino a te.